Vogliamo veramente parlare del fatto che per Natale mi hanno regalato delle orecchie da gatto per la cuffia e che nel video di oggi useremo Diona come personaggio attivo? È troppo bella come cosa. Siamo sorelle feline! Diona sorellina dorata! Salve, sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale. Io sono Jul e oggi vi spiegherò passo per passo come sbloccare Invocazione del Genio, ovvero la nuovissima modalità di gioco di carte disponibile su Genshin Impact. Questa modalità, già ve lo premetto, è free to play al 100%, non dovrete assolutamente mettere mano al portafoglio né per parteciparvi né per continuare ad approfondirla e l'ottenimento di ogni singolo personaggio o carta in gioco è gratuito al 100%. Dovrete semplicemente giocare, accumulare delle monetine di bronzo di cui parleremo dopo e tramite queste monetine potrete comprare tutto quello che volete. Pertanto, no. Non parliamo di un sistema gacha come quello già presente in Genshin per armi e personaggi, ma di una modalità di gioco non solo divertentissima, ma anche gratuita al 100%. Adesso vi spiego per bene come sbloccare questa modalità, ma prima fatemi un piacerino gratuito tanto quanto Invocazione del Genio. Iscrivetevi ora al mio canale YouTube, venite a seguirmi anche sul sito Viola, sono entrambe azioni gratuite e mi aiutate a espandermi sia qui che sull'altra piattaforma e soprattutto iscrivendovi non vi perderete nessun futuro contenuto, sia a tema Genshin che non, quindi fatelo ora e vi ringrazio in anticipo. E premesso ciò, direi che possiamo iniziare con la guida. Allora, ci troviamo a Mondstadt, questa città, bene o male, dovreste conoscerla tutti poiché è la primissima alla quale si può accedere una volta iniziato Genshin Impact. Come si sblocca Invocazione del Genio? Abbiamo alcuni step che bisogna portare a termine prima di poter accedere alla missione vera e propria che ci permetterà di iniziare la nostra avventura nel magico mondo del gioco di carte. Allora, innanzitutto parliamo del grado avventura. Il grado avventura, come potete vedere, nel mio account è a 60 e lo potrete controllare anche per quanto riguarda il vostro account, semplicemente aprendo il menu e controllando il numerino che si trova sopra la barra verde. Un altro modo di controllare comodamente il vostro rango avventura è di recarvi da Katherine e cliccare su Riscatta le ricompense del grado avventura. In questo modo vedrete a che punto siete e vi anticipo già che il rango avventura richiesto per poter accedere a Invocazione del Genio è il rango 32. Come si aumenta il rango avventura? Giocando, esplorando Teyvat, raccogliendo scrigni, battendo nemici, completando domini, procedendo con la storia. Voi giocate al ritmo che più preferite e sappiate che una volta raggiunto il grado avventura 32 avrete accesso alla missione che vi permetterà di sbloccare Invocazione del Genio. C'è un'altra premessa, c'è un'altra missione che dovrete completare per poter avere accesso al gioco di carte ed è l'atto finale del prologo della storia principale di Genshin. Non vi voglio spoilerare il nome di questo atto, vi dico semplicemente che è la missione che chiuderà la prima parte della trama dedicata a Mondstadt. Una volta raggiunto il grado avventura 32 e completato il prologo atto 3 della storia di Genshin, e tra parentesi, se il gioco vi starà appassionando, è altamente probabile che una volta conclusa quella parte di trama avrete già automaticamente il grado avventura 32, questo ve lo dico perché a me è capitato ciò. Vi troverete all'interno delle missioni secondarie, che vi ricordo sono quelle indicate con un quadrato azzurro sulla mappa, una missione che adesso non vi posso far vedere in quanto io l'ho già completata, che in inglese si chiama Battlefield of Dice, Cats and Cards. In italiano si dovrebbe chiamare una roba come campo di battaglia di dadi, gatti e carte, insomma un bel titolone lungo, si parla di dadi, si parla di carte, che cosa vi sbloccherà mai questa missione? Esattamente, Invocazione del Genio. Questa missione si inizia proprio qui. Dovrete parlare con Timaeus, qui a Mondstadt, arriverà anche Sacrose. Non vi spoilerò altro, ma sappiate che dopo il dialogo avrete finalmente accesso al baretto della nostra Diona. Il baretto della nostra Diona è qui, la coda di gatto, e per entrare alla coda di gatto è obbligatorio per l'appunto
completare questa missione di cui vi ho appena parlato. Di conseguenza, come è facile intuire, non potrete accedere alla coda di gatto prima di aver iniziato questa missione. Quindi, se volete avere un riferimento su come state andando, sappiate che avete beccato la missione giusta se, una volta iniziata, potrete accedere a questo locale qui. Entriamo e vi faccio un po' vedere che cosa si trova qui dentro, in quanto sarà meglio che vi abitui subito all'ambiente che riguarderà la maggior parte della vostra esperienza all'interno del sistema di invocazione del genio. Allora, questo gatto qui, che si chiama Prince, è la vostra base. Da questo gatto, infatti, potrete acquistare le carte accedendo al negozio di carte. Per ottenere queste monete di bronzo dovrete giocare ogni volta che batterete uno sfidante o che completerete le missioni legate ad esso. Otterrete infatti queste belle monetine qui. Ci sono tanti altri modi di ottenerle, come per esempio salire di rango, eccetera eccetera, e più ne avete più avrete la possibilità di acquistare carte. Qui potrete anche acquistare accessori, cioè i dorsi delle vostre carte, e skin animate. Queste sono delle skin con il personaggio che si muove, sono molto carine, sono dei dettagli estetici che sicuramente non fanno male. Inoltre, dal nostro Prince potrete anche controllare il vostro livello giocatore. Io al momento sono al livello 7, e nel caso in cui siate pronti ad accedere al livello successivo, potrete iniziare una sfida che al momento non è visibile, ma quando sarà il momento il gioco vi avviserà che la sfida sarà disponibile dal gatto, e una volta completata quella sfida, esattamente come già funziona con le sfide per aumentare il livello mondo, potrete accedere al livello giocatore superiore. Quali sono i vantaggi di aumentare il vostro livello giocatore? Sbloccherete più sfidanti. All'inizio gli unici sfidanti disponibili saranno a Mondstadt, e li potrete riconoscere poiché vedrete dei simboli di carte azzurre. Per poter sbloccare questi simboli di carte azzurre, venite qui, utilizzate lo scrigno degli arcani che vi sarà dato durante il proseguo della missione di cui vi ho già parlato, quella che inizia fuori da Timaeus, e una volta cliccato il tasto quadrato facendo ricerca giocatori potrete vedere le zone dove ci sono giocatori che ancora non avete sfidato. Nel mio caso ho appena sbloccato Sumeru, e come vedete i nuovi giocatori sono simboleggiati da questo simbolo qui, questa specie di carta azzurra. Questi simboli li potete vedere anche a Liyue. Li potete vedere anche a Mondstadt, e questi saranno i primi sfidanti con cui vi dovrete cimentare. E qui c'è anche Inazuma, e come vedete a Inazuma effettivamente mi mancano alcuni giocatori da battere. Battendo un giocatore, come vedete, potrete ottenere monete della fortuna, che sono le monete che abbiamo già visto e che vi permetteranno di comprare carte, dorsi, eccetera eccetera. Preciso inoltre che battere alcuni di questi avversari ci permetterà di sbloccare anche delle carte. Quindi non preoccupatevi se all'inizio della vostra esperienza su Invocazione del Genio non avrete ancora tutte le carte disponibili nel negozio, poiché per poter accedere a nuove carte dovrete battere dei personaggi. Vi faccio l'esempio di Timaeus. Battendo Timaeus, aspettate che ve lo faccio vedere, andiamo a raggiungerlo, otterrete una copia della carta di Timaeus, e una volta ottenuta questa carta potrete comprarla tranquillamente nel negozio. Vi ho fatto l'esempio di Timaeus, ma ci sono molti altri esempi, come per esempio Chef Mao, che vi dà la sua carta, oppure Timmy, anche Timmy vi dà la sua carta. Qui cliccate su sfida avventura, eccola qua, io l'ho già completata, e nel caso di Timaeus, battendolo in 5 turni, otterrete una copia della sua carta e automaticamente la sbloccherete nel negozio. Torniamo adesso all'interno della nostra taverna e parliamo un po' dei personaggi, in quanto all'interno di Invocazione del Genio i personaggi attivi che utilizzeremo per cercare di sconfiggere gli avversari sono i personaggi di Genshin Impact, e per invitarli alla taverna, fermo restando che il gioco vi fornirà un tutorial fatto veramente bene dove vi viene spiegato come dovete fare per invitare personaggi, ecco, vi recate qui in questa bachechina che trovate vicino all'ingresso, cliccate su invita personaggio, e qui potrete invitare dei personaggi spendendo buste, vedete che io ne ho una, è una piccola letterina che si trova a destra di lista dei giocatori, quelle le ottenete di nuovo giocando e completando degli obiettivi, e una volta ottenuta una di queste buste potete scambiarla per invitare un nuovo personaggio. Chiaramente prima dell'invito potete controllare gli effetti della sua carta, in modo da essere più sicuri su chi volete nel vostro mazzo e chi meno.
Fermo restando che per i primissimi momenti di gioco vi consiglio di fare un po' di pratica con le carte che vi verranno regalate subito. Per controllare gli effetti delle carte vi basta andare nel vostro zaino, andate di nuovo nello scrigno degli arcani, ma invece di fare ricerca giocatori fate mazzo. E qui potrete creare un mazzo e automaticamente controllare i personaggi al suo interno. Nel caso di Diluc, ecco qui le sue abilità. E questa è una carta con cui vi consiglio di fare pratica sin da subito, poiché è un'ottima partenza per un mazzo base. Un buon personaggio in grado di fare tanti danni e di mettere l'avversario subito in difficoltà. L'ultima parte di cui vi voglio parlare in questa guida introduttiva a Invocazione del Genio sono le missioni giornaliere. Ogni giorno troverete degli sfidanti qui all'interno della taverna di Diona e saranno, come vedete, contraddistinti dal simbolo dello sfidante, che è sempre il dorso della carta azzurro. Per controllare gli sfidanti andate nel menu nella ruota a destra con l'album e la testina di gatto e qui vedrete le sfide dell'ospite. Le sfide dell'ospite sono settimanali. Avete una settimana per battere tutti e quattro questi sfidanti, nel mio caso ho battuto già Chef Mao e con lei, e ovviamente sconfiggendo questi sfidanti otterrete monete della fortuna e quindi nuovi modi per sbloccare carte e esperienza. L'esperienza giocatore chiaramente è ciò che vi permette di aumentare il vostro rango giocatore. È dunque altamente consigliato battere tutti e quattro gli sfidanti ogni settimana. È proprio tramite l'esperienza giocatore, quindi l'aumento del vostro grado di giocatore, che potrete accedere a nuove aree di gioco e non sfidare gente solo a Mondstadt. Piano piano infatti accederete anche a Liyue, a Inazuma e infine a Sumeru. Quindi, ricapitolando, come si sblocca Invocazione del Genio? Raggiungete il rango avventuriero 32, completate l'atto 3 del prologo della storia principale di Genshin Impact, attivate e completate la missione che si trova a Mondstadt presso la zona di Timaeus, dove potrete parlare con lui e Sacrose, che si chiama Campo di Battaglia, Dadi e Carte, o una cosa del genere. E una volta completata questa missione, sbloccherete la taverna di Diona, sbloccherete Prince, sbloccherete la bacheca per poter ottenere nuovi personaggi e sarete liberi di iniziare la vostra magica avventura nel mondo di Invocazione del Genio. E detto questo, basta. Io spero di essere stata sufficientemente esaustiva, spero che abbiate finalmente compreso come poter sbloccare questa modalità di gioco e spero, ed è la cosa più importante di tutte, che vi divertirete tanto quanto mi diverto io a giocare con i vostri personaggi anche su un tavolo da gioco e non solo nello Spirale dell'Abisso. Da Jul è tutto, io vi invito a dare un'occhiata anche ai miei social, mi sono dimenticata di ricordarvelo all'inizio video, quindi ve lo ricordo ora, mi raccomando, mia descrizione video, mi trovate su Instagram, su TikTok e anche sul mio Discord, e io vi do appuntamento ai prossimi video. Buona fortuna, buon divertimento, buon tutto e viva i gatti! Ciao!